È stata una giornata di feste e di preghiera, quella che si è svolta sabato 23 giugno in occasione delle celebrazioni per il millenario della Basilica di San Miniato al Monte a Firenze. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli, animato da canti, momenti di riflessione, laboratori artigiani e dalla tradizionale cerimonia di consegna dei fiorini d'oro, avvenuta quest'anno nel suggestivo scenario del sagrato dell'abbazia, a personalità e organizzazioni che si sono distinte per il loro impegno e legame con la città. Provare a restituire ai fiorentini il senso di una chiesa, di un monastero, di una comunità in particolare, che è la comunità olivetana che qui vive, abita e prega. E ogni giorno è stata un po' l'ispirazione, la sfida di questa giornata. Ora et labora è l'esortazione benedettina che ha ispirato l'organizzazione di eventi che vorrebbero offrire a chi partecipa la possibilità di assistere a delle celebrazioni liturgiche, quindi di pregare, ma anche di partecipare a dei laboratori di artigianato artistico. Abbiamo da stamani, iniziando con la nostra preghiera in canto gregoriano, ospitato laboratori di creatività manuale e artistica, ma anche piccole bancarelle dove tutti si sentissero davvero a casa in una città che in questo spazio millenario di bellezza oggi diventa un quartiere vivo della nostra Firenze. Ma le iniziative legate alle celebrazioni dei 1000 anni della Basilica, dedicata al primo martire della città, non sono terminate qui. Nel mese di giugno, infatti, l'abbazia ospiterà due momenti di grande musica. Il Maggio Musicale Fiorentino che fa tappa nella nostra Basilica con uno straordinario concerto vocale dell'Homme Armé. E martedì 26, sabato 30, Filippo Landi ci fa ascoltare la sua Fantasia Millenaria, un giovanissimo compositore fiorentino di poco più di 20 anni a quale ho chiesto di offrire il suo contributo perché questi nostri festeggiamenti avessero anche l'energia di un giovane e la creatività di una promessa della musica di questa nostra città.